Si è svolto il congresso SOI alla sua 93esima edizione, ospitato nella città di Roma, l'altra edizione ospitata a Milano, e in questa occasione il congresso della SOI e la Società Oftalmologica Italiana abbiamo incontrato il dottor Carlo Orione, segretario dell'AILARPO, l'Associazione Italiana di Laser e Radiofrequenze in Chirurgia Plastica Oftalmica. Sentiamo innanzitutto quello che ci ha detto, che ci ha raccontato il dottor Carlo Orione, che lo ricordiamo è segretario nazionale dell'AILARPO. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, io sono con il dottor Orione Carlo, presidente dell'AILARPO. Ci vuole parlare di questa associazione? Sì, l'associazione AILARPO è l'associazione italiana laser radiofrequenza in chirurgia plastica oftalmica, si occupa soprattutto della chirurgia plastica a livello estetico con l'utilizzo di tutte le nuove tecnologie, quindi con i laser e la radiofrequenza, ed è stata creata proprio per mettere al corrente man mano che escono tutti questi nuovi strumenti a disposizione del chirurgo oftalmoplastico. Il chirurgo oftalmoplastico è un oculista che si occupa anche del contorno dell'occhio, quindi anche di estetica, di blefaroplastica e di ricostruzione per problemi anche funzionali delle palpebre. Sì, ecco, quali sono le ultime tecniche messe a punto che sono state poi anche esposte? Perché noi siamo al congresso internazionale SOI della Società Oftalmologica Italiana, il 93esimo appuntamento. Sì. Cosa è emerso da questo? Direi che quello che è emerso è che la tendenza ormai da qualche anno non è più quella di togliere, ma è quella di riposizionare. Cioè, se noi abbiamo visto, se togliamo troppo tessuto in una blefaroplastica, troppo acuto, troppo muscolo, troppo grasso, creiamo un viso più vecchio, quindi uno sguardo incavato. Invece noi dobbiamo ringiovanire. Se noi vediamo delle persone giovani, queste persone hanno un occhio pieno, quindi invece che togliere riposizioniamo a volte i volumi, quindi i volumi a volte si possono spostare o cadere con l'invecchiamento, noi andiamo a ripristinarli, sia spostando il grasso che c'è nella borsa prominente che andando anche a prelevare del grasso da altre zone, tipo l'addome, e rimetterlo nelle zone dove manca, per creare proprio questo sguardo più pieno. Voi non agite solamente a livello estetico, ma anche in casi, ad esempio abbiamo visto i casi di paresi facciale. Sì, certo, l'oftalmoplastica ha una parte estetica e una parte funzionale, ci sono i casi di paresi del nervo facciale in cui noi abbiamo il cosiddetto lago oftalmo, cioè l'occhio rimane aperto anche di notte soprattutto, e quindi questa apertura dà dei danni molto gravi alla cornea, a volte può portare addirittura a un trapianto, perché la cornea è un tessuto trasparente che deve essere continuamente protetto e bagnato, quindi con interventi che abbiamo fatto vedere, per esempio posizionando un peso d'oro nella palpebra, facciamo sì che la palpebra possa chiudersi quando non si chiude. Poi ci sono tutte le varie patologie, dall'aptosi, quindi l'occhio più basso, o la palpebra più bassa, oppure dall'ectropio, in cui la palpebra inferiore per lassità si stacca dal bulbo, noi dobbiamo rimetterla a posto fino ad arrivare addirittura ai tumori che ci sono nelle palpebre, nei basaglioni, sia benigni che maligni, che ci necessitano poi di una propria vera ricostruzione delle palpebre. Ecco, se volesse dare un riferimento in tutto il territorio italiano, quindi parliamo nord, centro e sud e isole ovviamente, ai nostri ascoltatori per potersi rivolgere qualora appunto c'è un difetto sia diciamo estetico ma anche e soprattutto medico, possono fare riferimento alla vostra associazione? Assolutamente sì, possono scrivermi, io come segretario ho il mio indirizzo mail che è carlo.orione@orionae.com. In questo modo posso rispondere alle loro domande oppure andando anche sul sito che è www.orionai.com. Possono fare tutte le loro domande a cui daremo risposte e potrò indirizzare sugli oculisti, perché non tutti gli oculisti si occupano di questo tipo di chirurgia, quindi sugli oculisti che si sono specializzati in oftalmoplastica. La ringraziamo molto per essere stato con Italian Babylon e Infocultura. Grazie. Grazie a voi.